progetto era già stato impostato in maniera direi spiritosa da due affiatati architetti locali, milanese e Modena, che avevano ipotizzato questo grande vascello posto davanti a Venezia col tema dell'acqua. Quindi per noi dalla una buona base, una buona idea, è diventato poi un'opportunità per giocare con questo tema, creare il massimo contrasto tra la facciata dell'edificio, che quindi è stata resa il più compatta, con il vascello vero e proprio che sbuca fuori da questo edificio, creando un invito del visitatore ad entrare e questo senso di curiosità che poi è diventato l'elemento trainante per tutto il percorso della galleria commerciale. Ogni negozio ruota creando dei fuochi visivi sempre diversi e profondità di destinazioni da raggiungere, quindi il cliente viene sempre invogliato ad andare da una piazza alla piazza successiva, intravedendo quello che può accadere nei 100 metri successivi della galleria commerciale. Ogni negozio viene fatto su misura, ha un'altezza diversa, viene proiettato verso l'esterno della galleria in maniera individuale per comunicare al visitatore che anche lui sarà trattato in maniera esclusiva e individuale. Questo probabilmente è la prima struttura commerciale in Italia che crea questo rapporto tra manufatto architettonico e gusto individuale del pubblico che viene a visitarlo. Il nostro compito quindi è stato quello sostanzialmente di mettere d'accordo un progetto architettonico particolare, come si può vedere percorrendo il centro commerciale, con un'impiantistica esigente derivante anche dal fatto della certificazione energetica unica per questo fabbricato. Quindi impianti particolari, ingombranti anche a volte, che dovevano essere nascosti e integrati nell'architettura del fabbricato. Percorrendo la galleria non ci si accorge della presenza di bocchette lineari, di ugelli per la reazione, per la climatizzazione, perché il tutto è stato integrato nello studio dei controsoffitti delle linee architettoniche in modo da renderli appunto impercettibili, per non distogliere quello che è l'occhio dell'utente che deve cadere necessariamente sui negozi, sulle vetrine dei negozi e non distrarlo appunto dall'attenzione dello shopping. Percorio, l'aspetto ambientale è assolutamente un aspetto rilevante perché si lega a tutto quello che è la parte di responsabilità sociale che il gruppo mette all'interno dei suoi progetti da qualche anno a questa parte. Che cosa c'è quando si parla di responsabilità ambientale? Vuol dire integrare il consumo energetico in modo tale per cui si possa, quando c'è necessità, utilizzare la fonte energetica che in quel momento ti conviene di più. Quindi per riscaldare quel poco che si riscalda con le pompe di calore e il gas, vuol dire evidentemente avere un aiuto, anche se modesto, ma c'è ed è effettivo per la parte di illuminazione con le vele fotovoltaiche. Vuol dire avere un impianto che è stato pensato per dare sempre il meglio possibile al minor costo, un bilanciamento corretto tra pompe di calore e caldaie. Insomma, in buona sostanza, l'approccio ambientale è un approccio a 360 gradi. La configurazione della centrale è stata pensata con tre macchine frigorifere reversibili in pompa di calore con condensazione ad aria, affiancate da tre gruppi frigoriferi con condensazione ad acqua di torre. In backup alla pompa di calore ci sono invece quattro caldaie a condensazione alimentate da gas metano che entrano in gioco soltanto quando la temperatura esterna è, diciamo, bassa e quindi riduce l'efficienza delle pompe di calore, altrimenti le pompe di calore producono la stragrande maggior parte dell'energia termica.
Parallelamente, quando le condizioni climatiche esterne non sono particolarmente critiche, quindi con temperature inferiori ai 30 gradi, le pompe di calore con condensazione ad aria collaborano alla produzione di acqua refrigerata per la climatizzazione. Oltre i 30 gradi entrano invece in gioco i gruppi refrigeratori ad acqua di torre perché particolarmente più efficienti in quelle condizioni. Ecco, questa configurazione centrale, diciamo ibrida, un sistema misto, consente l'ottimizzazione delle prestazioni energetiche da un lato e del consumo di acqua dall'altro. Oltre all'aspetto energetico, altri elementi che sono stati introdotti nella progettazione che fanno di questo edificio un edificio classificato BREEAM con un livello very good sono per esempio il 40% degli spazi dotati, spazi comuni dotati di luce naturale, il 20% di riduzione del consumo d'acqua attraverso sanitari efficienti, il 60% di riduzione del consumo di energia elettrica per la movimentazione delle persone attraverso ascensori e scale mobili particolarmente efficienti con sistemi rigenerativi e l'utilizzo di materiali ecocompatibili e quindi per esempio pitture, vernici e collanti a bassa emissione di componenti organici volatili o materiali con contenuto di riciclato o bassa energia inglobata.